sportivo, ho solamente mantenuto la carica perché se avessi avuto intenzioni malefiche, la legge mi consente, avrei trovato una testa di legno, un nulla tenente, gli avrei dato qualche cosa, avrei intestato la società a questo, dopo un anno sarei stato libero, no? Non ne avrei risposto, perché la legge, il codice civile prevede che il responsabile amministrativo e penale delle azioni svolte è il presidente. Avrei potuto, non penso di non aver avuto l'intelligenza di farlo, me l'hanno pure proposto e ho rifiutato, perché avrei trovato una persona, uno che non ha niente da perdere, ce ne sono purtroppo tanti, vista la situazione di crisi, sono venuti a proporsi e io li ho rifiutati. E qualcuno è testimone, qualcuno che sta nella segreteria amministrativa è testimone che ho strappato quelle carte, qua, perché non ho voluto mai assumere atti di questa natura, ho voluto assumere fino in fondo di responsabilità. Ma l'ho assunto io lì e mi riporto a te, non mi sto portando a te. Ma da questo per dire, da sotto uno che fa intrighi, che eccetera. Allora, se qualche personaggio politico vuole approfittare di questa situazione per raggiungere obiettivi politici che non è riuscito a raggiungere fino a mo, lo faccia tranquillamente. Non c'è bisogno di discreditare il sottoscritto. Quindi tutto anche se comunque mi avrà contro nelle prossime campagne elettorali. Quindi tutto questo sono convinto. È solo una. Sono convinto. C'è una ragione politica. Ma io ti posso dare una spiegazione molto semplice. Io non so se l'avete saputo. Io purtroppo mi sono scontrato con qualche tifoso in maniera anche materiale per avermi aggredito, per dire che molto probabilmente io avevo portato il re delle banane a Nardò perché adesso con le banane io potevo bivacchiare. Penso che io non ho bisogno di quello, la proprietà ne ho avuto a sufficienza per pagare, ne ho a sufficienza per continuare a pagare, non ho problemi in questo aspetto. No, volevo soltanto chiarire un aspetto, perché poi sono questioni di un attimo, perché è la cosa che mi dà fastidio, conoscendo l'intelligenza delle persone e in particolar modo l'intelligenza di Michele Piccione, mi sembra assurdo e alquanto disdicevole le dichiarazioni che ha fatto ieri in conferenza stampa nei miei confronti, perché sa che sono false. Allora non vorrei che qualcuno nell'orecchio li abbia ancora di più sollecitato, perché quest'estate Piazza Santa Caterina qualcuno che è candidato alle elezioni passate, non eletto per fortuna, perché se il cervello è quello è preferibile che stia a casa, si è permesso di dire, passando, siccome c'era un parente mio dietro, io mi sono accorto dopo che lo stavo buttando a mare, e gli ha detto, scusatemi il termine, ma forse lo posso permettere, quel pezzo di merda, quello si è fatto l'interesse e continua a farsi i cazzi propri. E questo lo continuo a sentire ogni tanto. Allora, se qualcuno ha da dirmi qualche cosa, io preferisco guardarlo in faccia, non ho paura di niente, guarda. Posso confrontarmi con chi vogliono e con chiunque sulla ragione. Ecco perché dico, mi dispiace, l'intelligenza di Michele Piccione si è caduta così in basso, no? A creare infamia nei miei confronti, si è proprio sbagliato. Non accetto questo, io accetto il confronto, accetto lo scontro dialettico, accetto che ci si confronti sui dati di fatto, ma quando uno debba usare sistemi dialettici per aggredire o per offendere, non li accetto. E questa cosa da lui non l'accetto. Anche perché da sempre, da qualche anno a questa parte, ho visto una sorta di ostilità sua nei miei confronti, anche se quando ci incontravamo si stringeva la mano, sorrisetti, eccetera. Però avevo capito che c'era qualche cosa, sia per quanto si scriveva sul sito, e sia comunque anche per dichiarazioni che io ho sentito, ascoltato. Perché quando lui chiama le persone, e le persone mettono viva voce, io ho registrato quello che gli ho detto, chiamando una persona che stava qua dentro, nei miei confronti. E mo' ha passato il limite, ho lasciato perdere, però mo' ha passato il limite. Non permetto a nessuno che mi consideri un cancro da estirpare, non permetto a nessuno che mi consideri colui che ha buttato il calcio a Nardò, che ha svenduto il calcio a Nardò, perché credo che qualche soddisfazione sono riuscito a farla avere ai tifosi, rimettendoci di tasca. Qualcuno ieri si è permesso di dire che con i soldi
dei tifosi che vanno allo stadio, noi abbiamo fatto gli interessi nostri. Vorrei vedere con quanto portoghesi ci sono ogni volta, ogni domenica si gioca a casa. Non bastano, l'incasso non è bastato neanche a pagare la vigilanza e la sicurezza, perché purtroppo noi siamo anche una struttura comunale non idonea al 100% e ci obbligano ad avere 14 persone di vigilanza, mentre a Casarano ce ne sono state sempre 5 o 6, perché il nostro stadio non è agibile al 100%. Queste sono le cose. Io non ho mai insistito, io ho fatto delle richieste all'amministrazione comunale di gestione dello stadio, con la presentazione di un progetto a firma dell'ingegnere Delconi per rifare il manto erboso. Si spendevano 250.000 euro e io me ne assumevo la responsabilità delle 250.000 euro. Al comune chiedevo solo l'assunzione degli interessi, sono un interesse del 3%, è stata negata qualche anno fa. Quindi sono tutte situazioni che si sono poi ripetute negli anni, che hanno creato, perché poi c'è un momento in cui uno non riesce più ad andare avanti, si deve ogni giorno tirare fuori, che tirare 30-40 mila euro all'anno per me non era un problema. E quando siamo arrivati nel 2010, dove c'è stato il disastro assoluto, perché la voglia di vincere il campionato ci è stata data, l'avessimo vinto, quindi abbiamo tirato fuori risorse che non avevamo in quel momento e che poi pian piano stiamo pagando. No, siccome è corso in questo lungo discorso, hai fatto una distinzione tra titolo sportivo e ASD Naldo Calcio, no? Cioè, in questo momento, quindi, Macandi Abate è il titolare del titolo sportivo del Naldo, mentre l'ASD Naldo Calcio è ancora... Cioè, lui con l'assemblea del 2 luglio è diventato anche proprietario della... Lui è diventato presidente dell'ASD Naldo Calcio. Il verbale del 2 di luglio, lui è diventato, è stato nominato presidente della... E questo significa che risponde, insomma, ai tutti i debiti, tutta la situazione debitoria? So. Vabbè, lì il codice civile bisogna vedere se il pregresso li compete, perché poi gli aspetti penali appartengono a chi li commette. Gli aspetti amministrativi, lì ancora è una situazione... No, dal 2 luglio in poi... Il codice civile dice che quando tu acquisisci una società ne assumi o onori e oneri, quindi di fatto, se vogliamo, così come quando io ho acquisito la SRL diventata poi SD, di fatto ho acquisito le responsabilità amministrative esistenti, no? Ma siccome è una SD non penso che questo valga. No, proprio perché è SD. SD è il responsabile che agisce non per conto della insolita alla società. È insolito però, non alla società, è il presidente. Anche fosse un direttore sportivo firmatario di un qualsiasi atto, lui risponderebbe non per forza, perché noi... agisce non per conto. Adesso no, ci stiamo chiedendo se questa è il vecchio proprietario che ancora risponde. No. Cioè tu sei stato proprietario fino al... Al 30 giugno, quando è caduta la mia carica. Io il 31 giugno non niente più. Perché per statuto ogni 4 anni si rinnovano le cariche. Quindi siccome avevamo costituita il 23 di giugno del 2009, 4 anni scadevano il 30 di giugno, cioè la fine del campionato, il 30 di giugno del 2013, io per poter continuare a fare esercitare il diritto di presidenza dovevo essere rinominato, rieletto dall'assemblea dei soci, che nel caso precedente eravamo... tre, io, mio fratello Maurizio Calabrese, poi dopo qualche mese Maurizio Calabrese si è dimesso, sono rimasto io e mio fratello, poi l'abbiamo integrato con mio figlio e poi ci siamo dimessi tutti e tre. Quindi questo è il dato, non ci sono altre situazioni. Quindi Macan Diabate è l'attuale presidente insolito della SD Naldo Calcio e quindi siccome il sindaco ha rinunciato, da quello che riesco a capire io, perché non ha fatto più né l'iscrizione né la fideiussione, ha rinunciato alla tecnica, quindi è ritornato tutto nelle mani dell'SD e dal 1 di luglio è nelle mani di Abate Mancanti. L'hai mai conosciuto questo Mancanti? Sì, ecco, ci siamo incontrati. Perché per noi... Quindi comunque il passaggio di proprietà è avvenuto solo con... la decadenza con l'assemblea. Il notaio dell'Anna che era stato investito per questo passaggio, noi siamo andati a trovarlo e il notaio ci ha detto, essendo una SD, un'associazione sportiva,
non avete, non c'è il diritto di venire al notaio, cioè io non ve lo faccio proprio l'atto perché un atto notarile non esiste, si doveva solo se si fa la costituzione della società serve il notaio, come è stato fatto la notaio Gloria. Invece quando si tratta di passaggi, no? In capo ad altre persone è l'assemblea, è un verbale di assemblea, così come se qualcuno invoca la richiesta di radiazione alla federazione non può farla Sandro Marieri, perché il vicepresidente per le attività amministrative quelle della richiesta della radiazione deve avvenire attraverso un verbale di assemblea straordinario che, vista la situazione straordinaria, deve deliberare, quindi ci vuole la presenza del presidente, di tutti i soci, non della maggioranza, di tutti i soci, che adesso mi pare i soci siano Macanna e Manieri, perché Miracco si è dimesso da quello che ho potuto capire. Non è che quello che si è voluto evitare con molta attenzione da parte tua, ovvero quello di trovare un nulla tenente, una testa di legno, si è venuto a creare adesso, cioè con la nuova società, cioè questo Macanna di Abbatea. Guardate, io vi chiedo, c'è una domanda retorica. No, ma è giusto così. Ma io chiedo e credo che ognuno di noi, dice la regola che tutti nascono con il stesso livello di intelligenza, c'è chi lo sviluppa e chi invece lo lascia fermo, però un minimo di sopravvivenza. Se il calcio per alcuni è vitale a Nardò, mi sembra strano che qualcuno oggi continua a dissertare sul dato che la European Investment è una copertura o una qualcosa che non esiste, è un fantasma. Io vi dico sinceramente, gli accertamenti li ho fatti, perché prima ancora di imbarcarmi, perché sennò al primo venuto avrei rinunciato a tutto, al primo venuto, invece io ne ho avute richieste a non finire. Sinanco il padre di un ragazzo che giocava l'anno passato con il Nardò Calcio, è venuto qua che voleva acquisire la società. Io mi sono prima informato chi sono le persone. Come sono del giudice? Va benissimo. Io mi sono informato chi sono le persone. Sempre. C'è stata un'azienda sostanziosa di Manduria che voleva mandare il figlio e voleva anche acquisire tutta la proprietà, eccetera. Mi sono informato. E allora quando la gente è iscritta alla RIF, quando la gente ha protesti in corso, quando la gente ha problemi di natura economica, perché mi devo imbarcare nella situazione? Ce l'ho sempre evitato. Allora io ho fatto gli accertamenti sull'European Investment. La società è registrata presso il Tribunale del Ghana, esiste da 17 anni, fa attività imprenditoriale e con la Costa d'Avorio il suo presidente Macanne, che è presidente anche di una fondazione governativa, è titolare dell'attività socio-culturali sportive della Costa d'Avorio. Quindi non stiamo parlando di una persona trovata per caso, non stiamo parlando di una società che esiste così. Il presidente di Abbate Macanna della European Investment è una persona in Costa d'Avorio, gode gli stessi privilegi di un diplomatico. Io vi posso mostrare perché voglio dire, poi ognuno deve parlare, deve sapere anche parlare, si deve informare delle situazioni. Allora, le pubbliche della Costa d'Avorio, scopo il francese è giusto studiare, quindi lo capisco. Allora, Fondazione Forum Economique dei Settori dell'Africa dell'Ovest. Quindi questa è una fondazione, anzi è un forum economico, una fondazione di un forum economico degli stati dell'Africa dell'Ovest. Sono otto stati. Come mai non è arrivato? Che hanno conferito, e non lo so perché. Come mai che ci siamo rimasti sempre senza... Che hanno conferito a Macanna, il suo presidente, hanno conferito l'incarico della gestione dello sviluppo economico in Costa d'Avorio e negli otto paesi dell'Africa centrale. Sapete che significa? Gli otto governi hanno sottoscritto una convenzione abilitando questa fondazione e quindi di conseguenza la European Investment Company a commercializzare in esclusiva le materie prime esistenti in Costa d'Avorio. Sapete di che parliamo? Di tutto il settore agroalimentare, quindi cacao, caffè, banane, prodotti esotici, legno, perché c'è la gestione delle foreste,
il turismo, si interessa di educazione e di sanità, perché lui è stato due settimane fa a Parigi, andando a parlare per conto dello Stato africano per indirizzare anche lì interventi di natura sanitaria, di costruzioni e soprattutto lo sfruttamento delle miniere di oro e di diamanti, oltre che di bauxite e di ferro. Cioè queste cose non me le ha date nessuno, me le sono cercate. Com'è che siamo arrivati in queste condizioni? Guarda, per dirvi, io non so perché si è arrivati in queste condizioni. Molto probabilmente, se è vero, perché poi ognuno deve conoscere la verità, io conosco per averlo incontrato sempre presso lo studio di Walter Miracolo, Leonardo Ranieri, che diciamo di questa società è il socio di maggioranza al 51% della European Investment Company. E quindi che lui sia un grande esperto di ingegneria finanziaria lo ha sempre dimostrato, perché lui si confronta con i fondi per la gestione e l'investimento dei fondi, si interessa ad interloquire con le banche per gli investimenti di una certa rilevanza. Scusa, quindi siccome penso di dire di trovarmi di fronte a persone che professionalmente non hanno nulla da... No, siccome i cognomi si confondono, sono praticamente identici, il 51% dell'European è di Sandro Manieri, no, di Leonardo Ranieri. Leonardo Ranieri. Io ho detto, io ho fatto tutti gli accenti. Non me l'ha dato nessuno questo, mi sono cercato io, così come qualcuno doveva fare. Scusate, io prima di fare questa cosa, io mi sono documentato. Dico sinceramente che ho anche fatto interventi a Londra e io mi sono preoccupato quando a Londra non risultava niente di questa società. Poi ho capito che è una società di diritto francese, perché i paesi del posto d'avorio sono stati soggetti alla dipendenza con la Francia. E quindi sono andato lì a trovare, ho trovato che in Ghana è registrato, al numero che ci ho scritto da qualche parte, è registrata la società da 17 anni. Ma durante questi incontri lui ha garantito la massima disponibilità per il Nardo Calcio, poi perché secondo lei sta venendo meno? Guarda, io ti dico sinceramente, io l'ho incontrato due volte, una nel mese di febbraio, nello studio di Walter. È stato qua 5 giorni perché so che si è incontrato con alcuni consorsi di imprese del nord che sono venute qua ad incontrarlo per alcuni investimenti che dovevano fare. Poi a margine di questi incontri abbiamo iniziato a parlare di calcio, mi ha detto che lui è interessato a veicolare professionalità giovanili dell'Africa presso una società che poteva ospitarli per 2 anni per creare le condizioni di impatto anche professionale. E quindi io ho immaginato questa cosa, che il discorso del Nardo Calcio vicino al progetto di Ranieri, in uno con il sindaco, perché il sindaco praticamente ne sa più di me, perché so che hanno fatto anche una riunione con gli assessori, con il sindaco, con i capi di maggioranza, per illustrare un progetto di investimento che Ranieri vuole portare a compimento la domi, anche a quelli di più la sala. Il sindaco stamattina ha detto però che a fine luglio, quando si sono presentati Manieri e Miracco a chiedere una mano, il sindaco gli ha chiesto: sì, ma questa società chi è e che basi solide ha? Se ha basi, ok, i contributi ci sono, se non ha basi, niente. No, il sindaco ha detto un'altra cosa. Diciamo la realtà, il sindaco a Manieri e a Miracco, perché ripeto, in quello è un periodo concitato perché coincideva con il fatto dell'iscrizione, della cosa eccetera, gli ha detto: quando la società mi dimostra di avere solidità io contribuisco. A quel punto gli hanno detto: non serve, perché quando io raggiungo la solidità economica non mi serve l'aiuto di nessuno. E poi comunque, detto in termini chiari, l'amministrazione comunale l'unica cosa che avrebbe potuto fare è riconfermare la fideiussione, perché altro non può fare. Quindi voglio dire, chi parla però che con il decreto con la finanziaria Monti dice che non ce la faceva. Marcello, scusa, io sindaco di questa città, il danno mio sa qual è? Un danno erariale di 2.000 euro, quanto costa la fideiussione? Parla di 31.000 euro? 31.000 euro, no, è il costo, perché io 100.000 euro non lo faccio, io dico una fideiussione,
Poi se accade come è accaduto quest'anno, che dice hanno fatto l'escussione e quindi sono presi, hanno restituito non 31 ma 26, perché 5.000 euro la Lega si è trattenuta per multe, cose eccetera, vabbè, in quel caso lui risponderà di 2.000 euro di tasse e più 5.000, 7.000. E se fai tanto più ogni assessore, penso che ho 800 euro si diessi, per dirla in termini chiari se vogliamo. Quindi voglio dire, quello è un discorso, vabbè, ci sono dei vincoli con il patto di stabilità, indubbiamente. Non si può fare più quello che si faceva prima, perché onestamente il 2009 è stato l'ultimo anno che abbiamo preso il contributo come Nardò Città d'Arte, poi non abbiamo avuto in più perché non ce l'hanno più concessi. Quindi, per dirti, questo è il dato, ecco perché dico. Poi mi pare di aver sentito ieri nella conferenza stampa che addirittura si è detto che questa società, dalle cose che si sanno, è una società che fa attività illegale. Io credo che prima di dire questo uno si debba aggiornare e informare. No, mi sembra di no, questa cosa non è stata... Io l'ho letta questa, cioè l'ho sentita, anzi me la sono pure appuntata. No, ha detto che il sindaco, quando al sindaco non voglio sapere nulla, perché dopo quell'attività si c'era... sono cose strane, fanno una società che fa... Che storie parole, mi ricordo, perché ho visto la videoconferenza, parlando con Zito, ammetto che non sarebbe mai interessato, perché dopo quell'attività le società si nasconderebbero affari loschi, cosa del genere. Ma bisogna stare attenti, perché... Una società che ha 17 anni che è in piedi, che non ha avuto un minimo di atto giudiziario, che lavora in tutto il mondo, quello sì, ma non sappiamo però se il sindaco si riferisse all'European. No, all'SD Nardò. Si riferiva all'SD Nardò Calcio. Cioè il sindaco si riferiva all'SD Nardò Calcio. Che... però qua stiamo riportando parole a me pare di aver capito che Michele ha riferito che nell'incontro con il sindaco il disinteresse di questo starebbe nella non chiarezza della nuova società e che farebbe delle cose illecite. Questo ho capito io. Sì, no, tanto poi la conferenza sarà della dobbiamo sentire. Non sappiamo appunto se si riferisse all'Europia o alla Nardò Calcio, che però a questo punto sarebbe la stessa cosa. Ma se si riferisse all'SD è naturale che si riferisse all'Europea, perché ormai l'Europea è diventata proprietaria. Questo è il dato. L'Europea a tutti gli effetti di legge, anche perché le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate, alla Federazione, alla Camera di Commercio sono state fatte che la SD Nardò Calcio non è più di Enzo Russo, ma è dell'European Investment in funzione del suo presidente Manolandi Abate. Questo è il dato, ecco perché dico che molto probabilmente bisogna aggiornarsi. Poi io non voglio entrare nel merito delle posizioni assunte dagli organizzati, se vogliono farvi giocare, non mi interessa. Dal novembre del 2011 vi prego di credermi, io non ho fatto una presenza allo stadio, me la sento quando fai la trasmissione, quando la facevo, se non so perché non la fai più, oppure leggo gli articoli ogni giorno sul sito, però di calcio a Nardò ho già dato troppo e ho subito troppo, basta.